per un'accoglienza diffusa, per promuovere un'accoglienza diffusa e per protestare contro un metodo che poi applicato a livello locale arriva a creare un caso di piazza come abbiamo visto oggi. Il livello territoriale è soltanto una piccola goccia di quello che in realtà è una gestione che vede il fenomeno delle migrazioni come qualcosa di transitorio e come qualcosa che è destinato ad arrestarsi nel breve tempo. Se invece lo si considera come un fenomeno di lungo termine, allora bisognerà porsi in una maniera diversa nell'ottica di costruire un dialogo possibile tra chi sta arrivando, chi arriva in cerca di accoglienza e chi accoglie. E accogliere non significa creare dei centri dove concentrare tante persone senza la possibilità di instaurare effettivamente un confronto, un dialogo con la comunità ospitante, ma significa invece davvero un'accoglienza diffusa, diluita sul territorio e che proponga e dia spazio a momenti di incontro e di scambio reciproco. Il caso specifico riguarderebbe circa 130 profughi, 130 richiedenti asilo che sarebbero appunto collocati in questo centro e che sicuramente sono un numero eccessivo, diciamo, rispetto a quella che è la capacità del quartiere, che è un quartiere già deprivato di determinati servizi, che è un quartiere che nasce come un vuoto urbano in realtà, perché al suo posto prima c'era un promontorio, c'era un pezzo di montagna che è stato spazzato via, quindi vi si sono insediate diverse funzioni nel tempo, di tipo diverso, industriale, adesso di nuova residenzialità, però sicuramente è in cerca di un'identità e mettere degli elementi che sono a così forte rischio di suscitare un conflitto sociale è sicuramente un'operazione quantomeno azzardata e che comunque non lascia sperare che si possano creare le migliori condizioni per l'accoglienza.